compie un anno il nuovo stabilimento del caffè di Vita Group, una data che segna i passi avanti del gruppo e i nuovi progetti. Due linee di produzione di capsule del profumato Chicco Nero, che a breve diventeranno tre. The Coffee Way, il progetto di 100 punti vendita e degustazione tra Italia ed estero. Nuove acquisizioni, crescita di fatturato e, soprattutto, un gruppo sempre più ampio ed affiatato, che testimonia il trend in netta ascesa della famiglia Vita Group, come sottolineato nel seminario a cui hanno partecipato circa 300 persone. Luca Proietti, il componente del Consiglio di Amministrazione, uno dei componenti dietro una squadra. Che cosa rappresenta questa gente dietro di te? Allora, innanzitutto essere parte del Consiglio di Amministrazione viene da un lavoro, non è una scelta basata su amico di o conoscente di, ma viene fatto dal lavoro. Quindi ogni anno il Consiglio di Amministrazione si rinnova, facciamo parte di una società finalmente meritocratica. Io sono entrato nel Consiglio di Amministrazione a 23 anni, quindi giovanissimo, e sfido... Oggi ne hai? Oggi ne ho 28. Quindi vado per il quinto anno riconfermato il Consiglio di Amministrazione, sfido qualsiasi azienda a avere il coraggio di inserire nel proprio organico gestionale un ragazzo di 23 anni. Questo è stato possibile grazie a una squadra e grazie alla possibilità di lavorare con delle persone meravigliose che ci hanno dato possibilità di crescere e di creare quella realtà che oggi Vita Group è in tutta Italia. La giornata di oggi che cosa rappresenta? La giornata di oggi rappresenta un traguardo importantissimo, rappresenta l'ennesima conferma. Siamo tornati all'Aquila dal 2011, abbiamo avuto il coraggio di entrare in questo teatro quando l'Aquila era ancora forse messa peggio di oggi, e oggi ci siamo tornati dopo 7 anni e ci torniamo da vincitori. Oggi finalmente possiamo dire è possibile, e anche in Italia in un momento di crisi esiste quella luce, se hai la forza e il coraggio di lottare contro le difficoltà e di lottare contro quello che ogni giorno può capitare a ognuno di noi, alla fine i risultati arrivano. Paolo Pugliesi, un concessionario top, qual è stato il meglio di questo seminario? Gli interventi credo che siano la parte più bella dei seminari, perché i migliori ci spiegano quello che fanno e ci invitano a copiarli, quindi credo che sia la parte migliore di un seminario siano proprio gli interventi e gli esempi che abbiamo. L'ultimo ragazzo è un grandissimo esempio. Non si può dire io non ci riesco, perché se ce la fa un ragazzo come lui, veramente tra milioni di difficoltà, per me ce la possono fare tutti. Quindi è l'impegno, la voglia e il cuore che ci si mette nel fare le cose che fa la differenza. Il seminario è meraviglioso, essere su questa terra dove abbiamo creato Vita Group è qualcosa di straordinario. Siamo un'azienda che sta in una fase di crescita straordinaria e sono davvero orgoglioso di tutto questo. Giada Cutrini, un concessionario top. Come si arriva a questo livello così giovani? Allora, sicuramente la determinazione, focalizzare l'obiettivo sono delle componenti fondamentali per raggiungere degli obiettivi e dei risultati. Io personalmente ho 24 anni e ho raggiunto dei risultati da giovanissima. Ho iniziato con questa azienda avevo appena 17 anni, quindi insomma quello che mi ha contraddistinto è proprio la voglia e la consapevolezza di crescere insieme ad un'azienda che ci mette il cuore. Infatti il simbolo della nostra azienda è appunto il cuore, e non è un caso. Tutto viene fatto per far crescere le persone, questa è la cosa che mi ha dato tantissima motivazione.
La giornata di oggi che cosa ti ha lasciato? Sicuramente rispetto a qualche anno fa, vedere l'azienda di oggi con veramente dei numeri incredibili, sono emozionata perché veramente ho visto l'azienda da zero arrivare veramente a dei numeri importantissimi. Oggi è stato un seminario con delle emozioni incredibili e sono veramente contenta di far parte di questa azienda. Tiziano Lupi, supervisore, che giornata è stata questa? Penso che sia stata la più bella giornata che da quando faccio Vita Group. Di 8 anni, è stata una più emozionante giornata che ho vissuto. Perché? Perché ci sono state le persone che hanno dato degli esempi e hanno creato sicuramente un'importante visione del proprio lavoro che facciamo. Con quale spirito si sale su quel palco? Sul palco, se ci si sale che sei un esempio, non è difficile salirci. Se ci sali quando non sei un esempio, allora non sai cosa dire, altrimenti basta dire quello che tu fai durante la giornata, e quindi penso che le persone percepiscano questo. Mario Pulcini oggi ha abbaccagliato tantissimo sul palco, perché? Perché nonostante che sono 17 anni di attività, le motivazioni sono ancora molto molto forti. Mario Pulcini sta per aprirsi alla Germania, come? Dopo 17 anni questo credo sia la gratificazione più grande. Fino ad oggi ho sempre creato distribuzioni e organizzazioni molto grandi, ma avere la possibilità di sviluppare il mercato tedesco e avere un'esclusiva, avere praticamente la possibilità di promuovere, di esportare il nostro Made in Italy in Germania ed avere la possibilità appunto di supervisionarla al 100% è un grandissimo orgoglio, sia per me personalmente e sia per l'azienda che fa conoscere il proprio Made in Italy all'estero. Quali prodotti saranno quelli più promossi per la Germania? Sicuramente il caffè è la nostra forza, rappresentiamo il mondo del caffè, ma poi per quanto riguarda i prodotti durevoli sicuramente il nostro Beyond, che è un prodotto di punta, e le nostre stuoie farmantalgiche che sono riconosciute dispositivi medici sanitari e quindi lo saranno anche in Germania. Qual è il segreto per crescere in Vita Group? Il segreto per crescere in Vita Group è rinnovarsi ogni singolo giorno, trovare le giuste motivazioni da ogni singolo giorno e pianificare il proprio futuro da adesso ai prossimi 5 anni, e poi di conseguenza avere un obiettivo a lungo termine, medio termine, e lo avrai anche a breve termine. Non va dato, ma l'impegno va creato, okay? Quindi a fine mese già sapevo l'impegno. Devo dare per uno del mese a me. Beh, penso che la macchina mi sia già l'impegno. Di questo un ragazzo è stato promosso da pochissimo anche supervisore. Un ospite speciale ha chiuso la giornata, un collaboratore sordomuto che sta scalando le classifiche di vendita e di sogni Vita Group. Ok, qualunque sia il tuo metodo, continua così e diventa un grande, ok? Grazie a te, grazie mille, voglio far farline, che spettacolo da qui su, ragazzi!